Ciao a tutti e bentornati su Zenith Factor. Ora inizieremo a fare la quarta missione della storia di Destiny. L'avanguardia dice che i caduti stanno analizzando tutti i macchinari del cosmodromo. Comincio a pensare che non sia un semplice saccheggio. Quello che cercano, lo dobbiamo trovare prima noi. Se usiamo il tuo astore, saremo alla spiaggia dimenticata in un lampo. Come ricompensa per la missione che abbiamo fatto nell'ultima puntata, mi ha dato questo bel fucile a impulsi, che rispetto a quello precedente ha una maggiore forza d'attacco e è potenziabile, ottenendo un po' di esperienza. Utilizziamo il nuovo store. Ovviamente questo è una store base, quindi non ha molta velocità e resistenza ai danni. Avviciniamo alla spiaggia. I caduti stanno usando degli amplificatori di segnale. Vediamo cosa trapela. Tutti qua che ci aspettano. Andiamo tutti a cazzotti. Non sbagliamo più. Solo un momento. Un segnale distorto. Non dei caduti. Controlliamo l'altro. La missione precedente è questa. Abbiamo sbloccato le taglie, che sarebbero delle missioni secondarie che una volta fatte ti danno esperienza per il personaggio. Se conviene sempre farle, se c'è la possibilità. In queste grotte potremo trovare qualche volta degli scrigni. E infatti eccolo qua. Perfetto. Un altro. E vabbè. Se ogni volta ti sposti. Questo a cazzotti. Oh. Trasmissione. Entrambi sono collegati all'osservatorio celeste. Controlliamo. Ok.
Cavolo, sono spuntati i nemici. Andiamo. Dai, dai che ce la fai a fare la salita, dai. Perché butto via le granate così? Perché? Ecco, iniziamo bene con quelli invisibili. Caso di bisogno carichiamo il lanciarazzi. Poi dovrei avere la granata disponibile. Olele! E muori. Questo non si ammazza con un semplice pugno, purtroppo. I caduti lavorano a qualcosa in fondo alla stanza. No. No. Cuccia. Diavolo è andato. Ma sensata che balordo. Uff, l'ho fatta. E basta con questi capitani. I caduti cercano di accedere a queste macchine, ma qualcosa reagisce. Non possiamo distruggerlo. Ci vorrà tempo. Figurati, è una volta che fa il volo questo. Ah, fa una lotta tra cecchini, eh? Fatti vedere. Prima faccio fuori i tuoi amici, poi becco te. Eccolo lì. Anche i pugni bastano adesso. Questo sì. Perfetto, anche questi stiletti. Che...
quello lì dove va? In soffitta. Ma porco cane. Altro capitano là in fondo. Dove è andato? Mamma mia, di granata. Ok, ecco le palle. E questi sono nemici abbastanza ostici perché hanno un sacco di vita. E inoltre rigenerano i nemici vicini a loro. Quindi è meglio stare nascosti un attimino. Ah sì, mi lanciano queste bombette simpatiche. Se le becchiamo esattamente al centro, facciamo abbastanza male. Una andata. Ma anche sbloccato il potenziamento. Ok, adesso almeno l'arma fa più danno. È buona. Tanto muori. Che cavolo di nemici ci sono qua? Giusto io. Dovrebbe essere l'ultima palla. Ok, ho estratto tutto quello che hanno. Perfetto. Distruggiamo questo affare. Allora, mi ha fatto proteggere, adesso me lo fai distruggere, ma porco cane. Non hanno preso molto, complice il firewall. È russo, dell'antica terra. È russo. Santa madre Russia. La mente bellica è sopravvissuta al crollo. Il balletto della vittoria. Una IA creata per difendere la Terra. Affrontò l'oscurità e sopravvisse. Sta ancora proteggendo qualcosa qui nel cosmodromo. Dobbiamo metterci in contatto con lui. Ragazzi, saper combattere, saper ballare è troppo per un guardiano. Un paio di stivali. Ok, per questa puntata è tutto. Alla prossima, ragazzi. Ciao.